Benvenuti su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'emergenza migranti che è al centro dell'attenzione anche nel territorio aretino. Vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione con i sindaci. Ascoltiamo le parole del prefetto. Assolutamente, io non vorrei percorrere questa soluzione, naturalmente, anche se a fronte di arrivi che non possono essere gestiti diversamente, perché non, se non ci fossero chiaramente se non ci fosse la disponibilità in accoglienza, sarei costretta chiaramente a trovare soluzioni diverse. Al momento quella delle tende per gestire l'accoglienza di migranti è un'alternativa alquanto remota, una strada che il prefetto di Arezzo non intende percorrere. L'onda lunga degli sbarchi sta toccando infatti anche la provincia aretina. In prefettura c'è stato un nuovo vertice alla presenza di sindaci, provincia e gestori di alcuni centri di accoglienza per fare il punto sulla situazione attuale. L'andamento del fenomeno migratorio è sotto gli occhi di tutti, perché anche ad Arezzo segue naturalmente il trend nazionale, perché gli arrivi che ci sono a livello nazionale vengono poi distribuiti su base regionale, e nell'ambito della regione Toscana il 10% degli arrivi vengono destinati ad Arezzo. Sono previsti nuovi arrivi e per questo la prefettura ha chiesto alle amministrazioni di cercare nuovi posti di accoglienza per far fronte all'emergenza umanitaria. È ragionevole pensare che i numeri saranno molto simili a quelli che ci sono stati a luglio, per cui consideri una settantina di presenze. Secondo appunto il trend e l'andamento degli arrivi, è indispensabile che vengano reperiti dei posti sul territorio al fine di garantire un'accoglienza diffusa, quindi piccoli numeri ma diffusi su tutto il territorio, quindi che coinvolgono poi tutte le amministrazioni, in modo tale da fornire un'accoglienza migliore e anche finalizzata a un'integrazione più efficace. Solamente alcuni giorni fa l'annuncio che aveva acceso un lungo dibattito dei 14 richiedenti asilo che a breve saranno ospitati dalla struttura della Fraternità dei Laici che si trova nel comune di Civitella in Val di Chiana. Si stanno organizzando anche altre amministrazioni. E ancora un incidente nel tratto aretino della 1 con pesanti disagi al traffico. Lo schianto si è verificato tra Arezzo e la Val di Chiana. È avvenuto intorno alle 17 al chilometro 364 in corrispondenza dell'abitato di Monte San Savino. Sul posto i soccorritori, i vigili del fuoco del comando aretino e forze dell'ordine. Temporaneamente chiuso il casello di ingresso in autostrada in direzione sud a Monte San Savino. Sempre per la cronaca, un uomo di 48 anni è rimasto ferito per un incidente stradale che si è verificato pochi minuti dopo le 19 di ieri. A indicatore stava transitando a bordo della sua moto nella zona B del paese quando si è scontrato con un'auto. Immediati soccorsi, i mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti sul posto. I sanitari hanno prestato le prime cure al motociclista, che è poi stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato ricoverato in codice giallo. L'intervento è stato compiuto dall'ambulanza della Misericordia, per i rilievi di legge ha proceduto alla Polizia Municipale di Arezzo. Adesso andiamo in Valdarno, perché oggi c'è stato il faccia a faccia tra il fondo Clementi e i dipendenti della FIMER. Vediamo. Intanto avevano scelto Clementi, quindi mi piaceva mettermi a un tavolo a parlare con Clementi per capire qual è il programma e qual è il progetto. Certo, scoprire oggi che l'incontro non c'è non ci mette, per i trascorsi e per le esperienze che questa vertenza ci ha insegnato, di buon umore. Era un punto di partenza, speriamo sia solo un leggero ritardo. Era in programma per mercoledì 2 agosto l'incontro allo stabilimento FIMER di Terranuova Bracciolini tra i rappresentanti del fondo Clementi e i lavoratori, un appuntamento slittato per motivi improrogabili. C'è molta attesa, anche perché definita una volta la scelta dell'investitore, si tratta di vedere i tempi e le modalità nei quali l'investitore metterà soldi a disposizione, prima come finanza interinale e poi quale progetto politico e industriale si svilupperebbe successivamente, quindi c'è attesa proprio per conoscere
e nell'attesa c'è, come dire, la speranza non ci si ritrovi di fronte a un ennesimo spiacevole teatrino. Il fondo inglese ha messo sul piatto della bilancia 17 milioni per la ripartenza dello stabilimento e 96 complessivi, 5 poi da erogare entro il 6 agosto, mentre la data cruciale è quella del 21 agosto prossimo, giorno dell'udienza al Tribunale fallimentare di Milano per il via libera o meno al concordato. Ovviamente la richiesta della presentazione del nuovo concordato sta nella misura in cui ci sia l'intervento dell'investitore e la presentazione di un piano operativo entro il 21 agosto. Le prossime settimane saranno dunque decisive per il futuro dell'azienda che attualmente lavora a basso regime. Perché ovviamente non avendo un'immissione di capitali funzionale all'acquisizione della materia prima necessaria per lavorare e non avendo più nemmeno la possibilità della finanza d'emergenza, le risorse sono molto risicate. Ed oggi, 2 agosto, ricorre la strage di Bologna che provocò la morte di 85 persone e il ferimento di 200. Bologna non dimentica, ma non dimentica nemmeno Anghiari, che nell'attentato perse il concittadino Roberto Procelli, 21enne di leva a Bologna. Sono passati 42 anni, ma da quel 2 agosto 1980 il tempo per i familiari delle vittime si è bloccato. Fermo alle 10:25 le lancette dell'orologio. La strage fascista alla stazione ferroviaria di Bologna rimane ancora oggi una delle pagine più cruente della storia contemporanea. E Massimo Mandò, da oltre 20 anni alla guida dell'emergenza urgenza, è andato in pensione e ha tracciato un bilancio. Vediamo. È la mia passione, credo sia, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, è il lavoro più bello del mondo. 40 anni spesi per l'emergenza sul campo al servizio della sanità territoriale, più di 20 al 118. L'emergenza è come correre in Formula 1, nei brividi saltanti, quando riesci a vincere, il successo è enorme. Massimo Mandò, valdarnese, responsabile dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est, dallo scorso 31 luglio è andato in pensione, lasciando il posto al dottor Mauro Breccia. Nell'ultimo ventennio ha contribuito a cambiare l'emergenza in Toscana, soprattutto in provincia di Arezzo, dalla rete capillare di defibrillatori alle ambulanze infermierizzate. Arezzo si posiziona a livello alto sull'emergenza, sui soccorso, sul territorio. Ha un parco mezzi e macchine buono, ha comunque dei volontari che comunque credo che facciano e diano un contributo importantissimo. I nostri mezzi appena arrivano in casa sono già capaci di fare l'elettrodramma da solo, prendere parametri vitali, di fare lo stick glicemico. La riorganizzazione che abbiamo fatto con l'inserimento della figura infermieristica in tempi non sospetti all'interno del sistema dell'emergenza ha permesso ad Arezzo di assorbire meglio il colpo che riguardava la carenza dei medici. E ora il modello Arretino sta diventando il modello toscano e io sono orgoglioso di aver lasciato almeno questo. Poi la nota dolente degli ultimi anni, la carenza generalizzata di medici dell'emergenza urgenza. Non si può pensare che un infermiere o un medico che lavora in autostrada siano pagati quanto un infermiere o un medico che lavora in ambulatorio. Rischia la vita lì. Stare ai territori è molto più rischioso. E ancora non si è visto nessun politico, nessuno, centro, destra, sinistra, mettetelo come vi pare, che abbia detto queste frasi, che comunque chi fa emergenza deve essere premiato. Adesso un po' di pausa per il dottor Mandò, ma con le idee ben chiare per il futuro. Non lavorerò nel privato, io sono uomo pubblico, sono nato pubblico, morirò pubblico, resterò, se ho delle offerte del pubblico di consulenze, di qualunque altra cosa, sono pronto. Se non c'è niente, continuo a stare con la mia famiglia, mi fanno tantissimo, sono in pensione, metto la rema in barca e penso ad altre cose. Adesso spostiamoci in Val di Chiana. Dopo ripetute sollecitazioni da parte dei cittadini e dopo il sollecito dell'amministrazione comunale di Cortona, la società che ha in appalto il servizio di illuminazione pubblica ha programmato una serie di lavori agli impianti di Camucia. Da lunedì 7 agosto in via Sandrelli sarà effettuato uno scavo di 60 metri per la sostituzione della rete elettrica. I lavori dureranno 3 giorni e comporteranno un
restringimento della carreggiata. Nei giorni scorsi i cittadini hanno effettuato numerose segnalazioni attraverso il call center. Per evitare il ripetersi di situazioni di disagio, il Comune ha chiesto un intervento di sostituzione da parte della parte della rete elettrica interrata, operazione che verrà effettuata appunto la prossima settimana. E i vecchi cellulari diventano un'opera d'arte grazie all'iniziativa del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Vediamo come. Abbiamo pensato di storicizzare proprio questa telefonia che apparentemente non serve a niente perché sono tutti telefoni vecchi, non hanno valore né storico né economico, devo dire. Quindi l'appello che noi facciamo alla popolazione è quello di dire: portate i vostri telefoni al museo, avrete ingresso gratis. I vecchi cellulari diventano un'installazione permanente. L'iniziativa è del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione. Cellularta, il cellulare con 3 R, riduci, riusa e ricicla. Come fa un cellulare a diventare arte? Diventa arte storica in questo caso e poi dopo potrà diventare anche oggetto di studio. Dalla mostra allestita nelle sale del museo sull'evoluzione della telefonia alla vera e propria opera d'arte, il 2 dicembre i cellulari saranno infatti collocati in un cubo di plexiglass, dove ci sarà la possibilità di immettere dentro questo cubo tutti questi telefoni. Diciamo, sono obsoleti dal punto di vista elettronico, ma non dal punto di vista, diciamo così, naturalistico, e quindi vengono mantenute e verranno mantenute nel tempo. Quindi fra 50 anni, quando questo cubo sarà pieno di qualche migliaio di telefoni, sarà una stratificazione storica che sarà utile al museo e utile alla società. Tra gli obiettivi del progetto, sensibilizzare sulla tematica ambientale dell'inquinamento relativo all'accumulo inarrestabile di questa tecnologia. Si parla addirittura di un'indagine che abbiamo fatto di circa 10 miliardi di telefoni che sono in tutto il mondo in disuso, e quindi questo sarà il grosso problema del futuro per un eventuale smaltimento anche con cognitiva diciamo idea di che cosa abbiamo. Un appuntamento musicale, quello con Irene Grandi, protagonista delle hit dell'estate, con Prima di partire Roadhouse Blues. È il secondo grande ospite degli appuntamenti dell'esclusivo format di Radio Subasio Music Club, prodotto per l'occasione da FM Media Social, società Benefit. Dopo Alex Britti, venerdì 4 agosto dalle 21, toccherà all'artista fiorentina rispondere alle domande di Ignazio Failla di Radio Subasio e del pubblico del Valdichiana Village, pronto ad applaudire nell'appuntamento ad ingresso libero una delle più grandi interpreti della musica italiana. Nel villaggio per l'occasione punti vendita aperti per lo shopping a prezzi di saldo fino alle 23 e punti di ristoro aperti invece fino alle 24. E torniamo ad Arezzo perché la fortezza di Arezzo ha ospitato un omaggio ai Pink Floyd. Vediamo. Un vortice di luci, suoni e brani entrati nella storia. Si chiama Pink Floyd History, l'evento che è già sbarcato in tanti teatri italiani, arrivato adesso in fortezza. Sul palco un'orchestra di 30 elementi, un coro e una band dal vivo per l'omaggio a The Dark Side of the Moon, album tra i più iconici della musica contemporanea che compie 50 anni. La cosa straordinaria del disco Dark Side of the Moon, a parte essere uno dei dischi più venduti e che è rimasto in classifica per anni, è l'incredibile modernità. Se si ascolta oggi un disco di quegli anni, del 73, se ne rilevano le sonorità che comunque continuano ad essere legate a quel periodo. Se si ascolta Dark Side of the Moon oggi, l'incredibile riuscita, che forse non è più riuscita ai Pink Floyd neanche, è il fatto che quello sia un disco estremamente moderno, che si ascolta oggi a sonorità moderne, estremamente attuali, anche nelle tematiche che sono state discusse. Ci troviamo di fronte sempre a problematiche che ci riguardano tutt'oggi. Al centro scenografie e giochi di luce con le proiezioni dei filmati originali della band.
il lavoro che cerchiamo di fare non è soltanto quello di mettere sul palco la musica, che rimane la protagonista, ma anche un modo per raccontare quello che è stato il periodo, quello che sono state le motivazioni che hanno portato alla realizzazione da parte degli artisti di determinate opere. Quindi lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto con i Pink Floyd, cercando di ripercorrere la loro carriera. Questa volta si tratta di capire il perché, le motivazioni che stanno dietro alla composizione di un disco così strano, così incredibile e così iconico per tutti noi. Prima di passare alle altre notizie, un aggiornamento sulla notizia di cronaca di poco fa sull'incidente in autostrada. I mezzi dell'emergenza urgenza sono intervenuti alle 16.59 proprio nell'autostrada A1 tra Arezzo e la Val di Chiana al chilometro 373 direzione sud per uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante. Sono 3 le persone coinvolte. Attivato anche il centro operativo autostradale. Sul posto la polizia stradale, l'ambulanza della misericordia di Arezzo e un'auto infermerizzata di Arezzo. Ferita una sola persona, si tratta di una donna di 57 anni che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. E torniamo a parlare di spettacoli perché domani dalle 21.30 nel cuore del centro storico di Lucignano è di scena il jazz di Riccardo Gola, contrabbassista e illustratore romano che con il suo progetto Cosmonautica come arte di viaggiare nello spazio, in veste di compositore e band leader, propone un quartetto acustico. L'evento fa parte del cartellone del Mammut Jazz Fest. E adesso passiamo alla pagina sportiva. È stato ufficializzato l'accordo con la società Modena Football Club per l'arrivo in Amaranto del calciatore Lorenzo Coccia. Classe 2002, Coccia è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone prima di passare tra le file di Follonica Gavorrano, Serie D, 33 presenze e 2 reti, e poi alla Carrarese, Lega Pro, 27 presenze. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. La piazza si sa che è una grande piazza, poi c'è tanto entusiasmo, e c'è voglia di far bene, che è la stessa voglia che ho io, sia a livello di singolo che a livello di squadra, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi, dai. Penso di volermi, diciamo, riconfermare e spingere, provare a giocare, perché ovviamente si sta bene giocando, e vorrei solo far bene per il bene, ripeto, per il bene mio e per il bene della squadra. Adesso devo conoscerli, quindi spero di ambientarmi bene e poi il resto verrà da sé. Diciamo che il campionato è un po' ambiguo, nel senso che ogni partita va giocata, non c'è nulla di scritto e penso che bisogna preparare partita dopo partita al meglio possibile. A livello personale, come ho detto già prima, voglio riconfermarmi, voglio fare un bel campionato. E ovviamente la voglia di giocare ce n'è tanta e spero appunto di far bene, ecco. E a livello di squadra penso che l'entusiasmo ci sia da parte di tutti, quindi niente, adesso vedremo come va, non mi piace fare pronostici. E Orgoglio Amaranto ha preso parte all'audizione della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. All'ordine del giorno la bozza del testo della legge per promuovere la partecipazione popolare nelle società sportive. Il comitato dei tifosi di Arezzo, che fin dalla nascita nel 2010 ha avuto il possesso prima del 2 e poi dell'11% delle quote della società di calcio della città, è stato invitato a parlare nel corso dell'audizione informale in forza della propria esperienza consolidata. A rappresentare il Orgoglio Amaranto è stato il presidente Daniele Farsetti, che ha portato la voce di Arezzo, dei soci del comitato e di tutti i tifosi che nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita della partecipazione popolare, legandola sempre di più alle sorti del cavallino. E intanto il prossimo 24 agosto alle 18 nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo sarà presentato il libro che ripercorre la storia dell'Arezzo a cura del Museo Amaranto, di cui è presidente Stefano Butti, recordman di presenze del club aretino, e grazie allo straordinario archivio fotografico di Stefano Turchi, anima del museo. Una storia lunga 100 anni, cominciata il 10 settembre del 1923.
Rimaniamo a parlare di calcio, ma parliamo dell'Arezzo femminile. La CF Arezzo infatti annuncia l'arrivo della calciatrice Sara Tonelli, difensore classe 2000, originaria di Tesserete nella Svizzera. Cresce calcisticamente nel Lugano, squadra che milita nella massima divisione svizzera e nella quale Tonelli resta per 6 stagioni dal 2016 al 2022, ereditando anche la fascia di capitano. Con le bianconere vanta un'apparizione in Champions League contro il Manchester City. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Ravenna in Serie B. E in chiusura parliamo di ciclismo, perché quella del 20 agosto sarà l'edizione numero 106 del Giro del Casentino, la seconda corsa più antica d'Italia per quelli che una volta venivano definiti dilettanti e ora elite e under 23. Una gara bella, spettacolare, fra luoghi e panorami splendidi, dove la perla è un Albo d'Oro da favola. È l'unica corsa di categoria che vanta infatti insieme nell'Albo d'Oro Gino Bartali nel 1934, Fausto Coppi nel 1939 e Gastone Nencini nel 1953. L'edizione del prossimo 20 agosto ha già tanti iscritti, sono circa 200. L'arrivo dopo 165 km in Viale Europa a Corsalone, come avviene ormai da alcuni anni per la grande cosa organizzata da Lucia Retina con Roberto Severi e Paolo Abetoni in prima fila e l'apporto fondamentale del comune di Chiusi della Verna guidato da Giampaolo Tellini. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.